lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera. 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 Salve. Buonasera. Salve. Ci salutiamo. Dove siamo? Allora Francesco, faccio la prima domanda a Baiano, ok? Ci siamo su www.radiobaiano. No, non vorrei sapere il posto geografico preciso. No, questa preciso. È Radio Indie. Radio Indifferenti. E siamo con... ce la posso fare, la terza classe. Bravissimo! Io studio sempre le domande. Le prime domande, Francesca mi fa tipo 50 domande prima di entrare. E poi lo annuncio già ora, Francesca se l'ansia. Raga, come state? Tutto a posto? Tutto bene. Tutto bene. Per ora. Cognome sei l'ansia. No. Però poi dopo scoprirete il perché la Treccani vuole sostituire la parola ansia con la parola Francesca. Poi a breve. Un po' alla volta. Oggi la voglio fare subito quella. Subito, allora, visto che la vuoi fare subito la rubrica, io prima di iniziare non posso partire con la mia immancabile campagna. Ah, prego, coinvolgi anche allora, i ragazzi. Prima di presentare il gruppo che abbiamo qui con noi, io chiedo a loro se sono disposti a partecipare alla mia campagna di crowdfunding, che ho dato inizio da qualche settimana e ho raccimolato la modica cifra di 0 euro. Ah! Perché io propongo ogni volta ai ragazzi, sì, l'invenzione del secolo. Allora, penso che tutti i ragazzini, ma chiunque per sbaglio, digitando un sito su YouTube, su Chrome, che è www.pornhub.com, abbiamo qui uno dei massimi esperti. Che succede? Ebbene, loro hanno avuto l'idea del secolo, anzi del millennio, che è il braccialetto di Pornhub. Come funziona? È un bracciale capace di creare energia pulita. Tramite la forza cinetica tu accumuli energia all'interno del bracciale e puoi caricare il tuo telefonino. Vabbè, ma devi avere molto tempo da perdere, vero? Per dedicare tutto questo tempo di qualità, diciamo. Per caricare il cellulare, dipende che cellulare c'è. Cellulare, qualsiasi oggetto, non inquini. Quindi se io voglio comprarlo, se qualcuno vuole partecipare a questa campagna di crowdfunding, io chiedo sempre ogni volta dei soldi ai gruppi che vengono. Stavolta dovrei dipende cosa prometti in cambio, perché nelle campagne di crowdfunding compriamo... in genere ci sono dei premi. L'energia pulita, cioè se vi serve un telefono da caricare o qualcosa, mettiamo di più. No. No, allora, se ci fosse stato il nostro contrabbassista Lallo Gallo qui, forse sarebbe stato anche interessato. Però purtroppo non c'è. Si dedica molto all'autoerotismo. No, noi non siamo interessati all'energia pulita, noi siamo sporchi, brutti e cattivi. Quindi non ci interessa. Vabbè, questa io cosa. Ci ho provato. Cioè... Finalmente uno che te lo dice in base non ci interessa. No, ma io per questo lo chiedo, perché aspettavo che qualcuno me lo diceva. No. Però ti posso dire, più che fare un crowdfunding, potresti fare un appello per creare un gruppo d'acquisto solidale, che magari molte più persone vogliono acquistare questo bracciale con te, e tutti insieme appassionatamente potete fare questo centro di energia cinetica. Ma dove si è rivolto? Poi solo per una clientela maschile? No, è unisex. È unisex. No, perché con le donne potrebbe esserci un anello. L'anello cinetico. L'anello cinetico. E si aprono dei discorsi... Cioè, partiamo con l'ingegneria. Ok, quindi l'anello cinetico a cosa ci conduce? Ebbene, allora, tutto questo per fare l'unica domanda seria. Ciao mamma. Fate i vostri saluti. Ciao mamma. Perché vi seppellirò con la mia ansia. Va bene. Da questo momento in poi. Vai. La prima domanda, l'unica seria. Nome e ruolo nel gruppo. Pierpaolo, chitarra e voce. Ciao, sono Biagio e sono l'armonica nella terza classe. Io sono Enrico e sono il rullante e sono anche una voce. Io sono Adriano e sono il mandolino, la tromba, il flauto, che cosa? Il triangolo, no? Il triangolo, il flauto a culisse, se c'è questo sono di genio, il tamburello. E se piace manca l'armonica. Yeah! E poi chi ci manca?
Salutiamo Lallo Gallo, Lallo, che è stato citato prima da Biagio. Si sta aggiustando la bicicletta che, nuova. Esatto, e infatti si è messo il braccialetto di Pornhub per aggiustare la bicicletta nuova. È l'unico modo che ha per accumulare energia. E poi Raffellino che sta accumulando energia in un altro modo. Sì, in questo momento non possiamo rivelarlo. Cioè, una cintura cinetica. Come nasce il progetto Terza Classe? Da quanto tempo vi conoscete? Devi dirigere la domanda a uno preciso. A caso, ma a caso. Qualcuno deve rispondere. No, tu guarda, uno indicalo e quello parla. Diciamo così. Dai, rispondi. Henry, devi rispondere tu. Ripeti la domanda. Come è nato il progetto La Terza Classe? Come è nato il progetto? È nato per puro caso. Io credo che possiamo fregiarci di essere uno dei pochissimi gruppi che sono veramente nati per frutto della pura casualità, perché stavamo all'inizio eravamo un organico molto piccolino, eravamo in due, io e Pierpaolo, a suonare in un altro paese, in un'altra città. Abbiamo inizio. Qual era il suo paese? In Francia. I misteri, i misteri. Un altro paese. Abbiamo iniziato a fare. Pierpaolo ha scoperto la magia, il piacere di fare busking, ossia di suonare per strada per guadagnarsi, soprattutto l'utilità per guadagnarsi qualcosa di soldi. Comprarmi le uova al Carrefour a Parigi. Le uova al Carrefour, io l'ho raggiunto poco dopo che ho iniziato questa attività. Abbiamo cominciato ad affrontarle insieme. Vabbè, da dire che io e lui suoniamo, insomma. Da innumerevoli anni, non so manco a dire ne quanti, perché non lo so neanche io. Sì, sarebbero deprimentemente troppi, sì, da dire. E poi abbiamo cominciato a suonare a Napoli e così con incredibile sorpresa si sono aggiunti a uno proprio come perlina una collana, così automaticamente abbiamo incontrato suonando per strada gli altri, anzi gli altri membri hanno incontrato noi, siamo stati una specie di calamita. È venuto prima il nostro contrabbassista Lallo Gallo. Beh, c'è stato Adriano prima, che era il più depresso. Sì, alcuni di loro li avevamo incontrati in fasi differenti, però notti brave. Si sono uniti all'organico di quella che sarebbe diventata la Terza Classe, un po' per caso e un po' alla volta, insomma. Diciamo che nell'arco di due settimane si è assemblato questo gruppo. Adriano è venuto un pochettino dopo perché era quello recidivo, insomma, era lento di chiamata, invece, anche se è stato il primo, anche se è stato il diciamo, si dice fridde chiamata, ha suonato con noi i primissimi giorni e poi ci ha lasciato poco prima che l'organico si consolidasse. Abbiamo appena capito che la cosa subito è ritornato. Dobbiamo anche salutare altri due membri della Terza Classe che veramente hanno fatto parte degli inizi, e qualcuno sicuramente se li ricorderà. Ah, sì. Che sono Vals, che molto probabilmente domani ci ospita a Roma, e Detroit Jimmy, sì. Questo giramondo quarantenne, mezzo greco e mezzo americano, che del busking già aveva fatto la sua vita, e scappando dalla leva militare sia in America che in Grecia. E mentre stava per Via Scarlatti da solo viene avvicinato da il nostro contrabbassista chiacchierone Lallo Gallo, che lo butta in Terza Classe, anche se forse lui non avrebbe mai pensato di suonare insieme ad altre persone. Lo prende, lo mena insieme a noi, e è stato un ottimo incontro, perché è quello che ci ha trasmesso un sacco di cose con la sua esperienza. E poi il primo americano, diciamo, vero della nostra storia, sì, del gruppo, che poi noi l'America l'avremmo continuata a coltivare nel nostro poi progetto. Ne parliamo di questo fatto, che tu non lo sai, ma io lo so. Che cosa che non so io? Cosa non so io? Dimmelo, dai. Comunque, mo arriva la domanda che va sciogliere. Io non mi voglio far sciogliere, però ecco, questa domanda la devo fare. Voi dovete essere forti e dovete resistere. Pregi e difetti. Di chi? Di ognuno di voi. Ci divertiamo. Anche degli assenti. Anche degli assenti.
Allora parliamo solo degli assenti. Ma ognuno di noi deve dire di 5 persone i pregi e i difetti. Oppure chi ha il pregio maggiore e chi ha il difetto maggiore. Però comunque ognuno di voi deve parlare. Oh mamma. Comincia a piangere. Bene, l'ansia inizia. Cari ascoltatori, l'ansia sta aumentando. È vero, io mi sento un po' più in ansia. Vediamo alla fine puntata se vince. Con le domande tipo l'interrogazione fa bene, argomento a piacere. Allora, inizio. Incomincio dagli assenti. Allora, sì, ma limitiamoci anche solo agli assenti direttamente. Più no, sì, siamo veloci. Sarò molto veloce. Non vale solo gli assenti. Raffaello, il nostro bengista, pregio, la prudenza. Prima di fare una cosa la vuole fare bene. Cioè. Difetto, la prudenza. Perde troppo tempo a capire se quella cosa va bene o non va bene. Lallo Gallo, il pregio, è giovane, è fresco, ha una vitalità molto spiccata, è potente nel suo modo di fare. Difetto, è troppo giovane. Certe volte sembra veramente un bimbo. Ma è il più piccolo che, di voi. Eh sì, ma a volte lo dobbiamo accontentare su tutto. Ieri sera lui lo sa. Ieri sera ci abbiamo fatto il bidet. Sì, ieri sera gli abbiamo fatto il bidet, ma non è la prima volta. No. Vabbè, fammi stare zitto. Mamma mia. Pierpaolo. Pierpaolo riesce. Uno dei pregi è sicuramente un suo modo simpatico e anche onomatopeico, riesce a imitare suoni, voci romanesche di tutti i posti francesi, di tutti i posti dove andiamo, quindi è una persona che ha mille sfaccettature di colore, ma il difetto è che sa essere buio come un buco nero. C'è Enrico. Enrico sono tutti perfetti, guarda, no, non aggiungere niente. Enrico ha come pregio sicuramente la sua forma mentis. Ha una forma mentis che porta a fare le cose bene e quindi sta lì a dire, a fare fin quando le cose non escono bene. Il difetto è che questa forma mentis sfocia in una wallera infinita. Sì. Quasi alla pizzaiola. Quasi alla pizzaiola. La cosiddetta wallera alla pizzaiola. Una wallera è polemica. Sì, alcune volte sì. Una wallera piena di polemica. Adriano invece è come una bandiera al vento. I suoi pregi e i suoi difetti girano come si mischiano gli uni con gli altri. È molto difficile capirlo. È esplosivo in questa sua personalità, quindi è veramente molto difficile dirlo. Ok. Biagio, qua se sei così bravo a dirtelo anche a farti un'analisi così la chiudiamo così, esatto. E guarda, deve essere allora pregio sicuramente questa esuberanza e questa esplosività, questo fatto di prendere le cose di petto, di faccia, di naso, anche se non si vede. Si vede come qua di profilo. Il difetto proprio questo, talvolta come Enrico sfocia nella wallarite più assurda, a me sfocia nello sfracello totale. La mulite. Infatti. Omulos. Omulos, finiamola così. Omulos. Direi che gli altri sono esenti da questo. No, vabbè, ma ci sta. Ho fatto, penso, un'analisi più lucida che neanche mia mamma. Sì. Sì. Ha fatto l'analisi più bella che abbiamo avuto finora, è vero, Nino? Confermo, io mi limito a dire mi confermo, ok. Cato. Nino, io vorrei cominciare la mia rubrica ansiogena, perché. Va bene, allora io mi limito a presentare la tua rubrica ansiogena. Ci sono gruppi come che. Si chiama? Allora, un tempo si chiamava Stop and Go.
Però io l'ho fatto diventare Anzi a Gugu, che forse è meglio come nome, cioè, Però rende, non è vero che è meglio l'idea. Allora, ci sono gruppi, nelle ultime settimane, se non nell'ultimo mese di marzo, non siamo mai riusciti, ripeto mai, a terminare la rubrica. Cioè la rubrica è sempre sfociato in altro. Si iniziava da 5 domande, poi si è andate 8, poi sono, non si è capito mai dove inizia e dove finisce la rubrica. Quindi l'intero programma si chiamerà Ansia, non si è più Radio Indifferenza, Radio Ansia. Quindi sono 5 domande barra 8, ogni domanda avrà un grado di ansia sempre più maggiore, anche se torneremo indietro. Ora, prima domanda è ansia livello 0. Sì, facile questa. Perché questa rubrica non è, come dici tu, così per perdere tempo, è per far conoscere la terza classe ai nostri ragazzi. Sì, perché gli studiosi di Oral-B hanno scoperto che l'ansia serve a far conoscere meglio i gruppi. Giusto, vai. Prima domanda, però questa è individuale, ognuno deve rispondere per conto suo. Ok, vai. L'ultimo disco che avete ascoltato per intero? Ok. Questo è facile, vedi? Io ho ascoltato Church Street Blues di Tony Rice. Io penso di aver ascoltato Flying Teapot dei Gong. Ma vale anche un concerto live. È un disco su YouTube. Oh, che sì, bagagliere. Sì. Oddio. I tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati. L'ultimo disco che ho ascoltato per intero è un disco di due artisti che stimo e sono anche amici nostri del gruppo, che si chiamano Gordon Poole e Federico Poole. È un disco che si chiama Gordon e Fred, l'ho ascoltato ieri sera per pop. Sì. E io ho ascoltato Tony Rice Sings and Play Blues. Yeah. Non devo scrivere. Seconda domanda, sempre a livello molto soft. Il complimento più bello che avete ricevuto e la critica più severa? Nella nostra storia, nella ultimamente storia della storia, nella storia, mamma mia, io la critica la so. Una ne abbiamo avuta e ancora ce la portiamo dentro, quindi oddio, non me la ricordo. Vabbè, io mi ricordo, il complimento è stato quello che ci hanno fatto, insomma, in America, dove c'è il violinista, un violinista molto importante che abbiamo conosciuto, che suona bluegrass, che è il genere che, insomma, noi riproponiamo. Nicky Sanders. Ciao Nicky. Hey, sappiamo, so, che, so che ci stai, lo sappiamo che ci stai ascoltando. Ciao Nick. Niente, praticamente lui ci disse, stavamo lì in una realtà molto, cioè, di professionisti di questo genere nel luogo dove è nata questa musica, e lui ci disse che, insomma, non aveva mai ascoltato un gruppo italiano che facesse bluegrass con quella, insomma, quell'attitudine e quella freschezza come lo facciamo noi, perché esiste un altro gruppo in Italia che fa bluegrass, però lui disse loro pensano di essere i migliori, e lui disse però non hanno ancora ascoltato voi. Quindi, cioè, me lo ricorderò questa cosa. Poi la critica, personalmente, che io ricordo, ce n'è stata una molto brutta che ci fecero una volta. È stato il nostro primo concerto su un palco grosso, noi suonavamo insieme da molto poco, però fu una serata riuscitissima, suonavamo a ballare allora a bancarotta, e venne uno a fine concerto che fece: "Wow, ragazzi, bello, siete proprio, wow, mi sono divertito, wow, beh, cioè una cosa proprio così colà". Poi vabbè, parliamoci chiaro, voi non sapete suonare, però è stato bello. Cioè, bravo, bello. Cioè, tu sei più bello di noi, bravo. Ah, meno male, cioè, è vero. E quindi sì. Sapevamo, bello. Questa era ansia contro il buio, sai? Però vince sempre il buio. Quindi io ho finito. Parlo io. Yeah, parla tu. Allora, vabbè, i complimenti. Il complimento più bello è quello che ci ripetevano ogni giorno negli Stati Uniti, sempre rifacendo gli Stati Uniti. Che ogni volta che suonavamo, veniva qualcuno e faceva "Fucking awesome!" Yeah. Yeah. Era incredibile che un americano si potesse gasare, anche un passante. Invece la critica ce lo fece un signore
di dubbia sanità mentale, devo ammetterlo. Però forse credo uno tra i più grandi esperti a Napoli lui dice che è un giornalista. Ma forse lo era. Poi non lo so, avrà avuto qualche rotellina all'uscita. Però io non, vabbè, mantiene comunque una certa sanità psicologica, più o meno. E comunque lui finiamo di suonare, lui intanto ci urlava nomi di musicisti che noi conoscevamo, che in modo assurdo anche lui conosceva. Però urlandogli, ovviamente per strada. Non ha senso tutto ciò. Quindi con la faccia un po' ammaccata ci venne vicino e ci disse: sì, siete bravi, bravi. Comunque siete dei pagliacci. Però cioè, il signore ha altamente ragione, perché ovviamente si rifà a questo nostro nostra indole comunque da showman, dei pagliacci. Però aveva ragione, è una critica, critica. No, non è la stessa, è la stessa che io pensavo che lui aveva pensato. No, io ho un'altra che la verità è che di complimenti non lo dico per adesso per darci troppo vanto, però ne riceviamo non pochi di complimenti, di critiche, invece ne riceviamo veramente poche, insomma, soprattutto da persone che noi riteniamo affidabili al 100% per darle. Quindi quelle poche critiche che ci vengono ci colpiscono, insomma, le ascoltiamo con particolare attenzione. E ci fece la critica una volta, una critica diciamo che ci è giunta all'orecchio per via indiretta e sulla quale ancora noi amiamo insomma disquisire. È una persona che noi conosciamo vagamente, un musicista. Una volta, la verità è che giunse per seconda voce ad Adriano, quindi le parole esatte, io non vorrei adesso sbagliarmi. Siamo lontani, non facciamo nomi così, no, assolutamente. Un musicista, suona, canta, insomma. Ma io non voglio sapere. Forse sono i tuoi prossimi ospiti, che ne sai? Forse, che puoi sapere? Napoli è peggio del paesino di Malena. Un cupolone di gossip. Vabbè, me lo dice dopo. A microfoni spenti. Che ha detto... la ragazza del cugino che l'ha visto passeggiare strada e l'ha sentito per caso, che noi alla fine, però io ti prego di ricordarmi le parole nella precisione più... Sì, disse tipo... no, questa gente disse, vabbè, ma tanto loro, vabbè, non è che sono musicisti, non lo sono. Sia chiaro che ci rimane impresso, cioè noi ci divertiamo, ma... Ma è un come dire, un'ironia acida, voglio dire, stiamo ancora cercando. È bello perché ci dà questo, anche se non abbiamo mai incontrato. Sì, che poi in realtà noi lo prendemmo come complimento. Noi lo prendemmo come complimento, vabbè, considerando lui, sì, la però, voce, dove, in che contesto è inserita, cosa vuol dire in questo contesto essere musicisti a Napoli? Cosa essere musicisti? Ha detto da altri musicisti, cioè, alle volte crea un po'. Però no, devo dire una cosa, devo intervenire su questa cosa. Dillo, ti prego. Cioè, queste male lingue sono anche alimentate da dei sentimenti personali, tipo come se uno di noi si fosse fottuto la ragazza sua. Ma non è vero. Ma secondo te chi sta? Vabbè, io credo sia arrivato il momento di ascoltare qualche pezzo. Forse è meglio che facciamo un'altra domanda. Andiamo. La prima traccia, che è John Henry, me lo confermate? La prima dovrebbe essere John Henry. La prima traccia del disco dipende. Sì, John Henry. Li ascoltiamo prima questa. A tra poco. John Henry. Hello! Hammer boy, pass me that hammer. Hello! 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 Come on! Hello! Oh, come on, you there! Hilo non gale di galan,
two, three, and four, five, six. John, and one, two, three. Come on, Biggs, come on. John Henry. Listen to my cold steel ring, Lord, Lord. Now listen to my cold steel ring. I'll die with a hammer in my hand, Lord, Lord. I'll die with a hammer in my hand.
siamo in diretta, Francesca. Salve! Ok. Va bene, mentre voi ascoltavate questo pezzo, qui si è aperta una sessione di inciucio violentissima. Sembrava di stare da Barbara D'Urso. Domenica. Ma mi mettete in mezzo l'inciucio, io parto a razzo. Ma io non ce la posso fare. Comunque, francese, per stemperare questa atmosfera leggera e allegrotta, faccio una domanda più seria. Ed indico la persona che Enrico così mi ha detto di fare, che devo indicare la persona che deve rispondere. Specifica, siamo ancora all'interno della tua rubrica, giusto? No, questa è fuori, non sta capendo più un emerito, cazzo. Perché il bluegrass, tra tanti generi, perché il bluegrass? Okay. E mi risponde sempre Enrico. La persona perfetta. Sì, bluegrass. Perché il bluegrass? Allora, il bluegrass innanzitutto è, diciamo, è il genere che ultimamente stiamo affrontando di più, però ci sono anche altri generi americani che noi affrontiamo ancora. Perché? Perché ha preso piede questo genere così particolare? Beh, noi abbiamo proprio il motivo più diretto musicale è che io e Pierpaolo dall'inizio avevamo in repertorio brani della tradizione folk. Più che della tradizione folk avevamo brani anche attuali riarrangiati in chiave folk, country folk, americana, insomma, eravamo molto americani noi nella nostra musicalità. E il bluegrass, diciamo, a me piace pensare che è un genere che è sempre stato nascosto, diciamo, è l'antecessore, è quello che precede che precedeva insomma tutta la musica che noi facevamo, quindi prima o poi non poteva tardare a farsi sentire, a chiamare, ha detto ragazzi io sto qua, in realtà voi state suonando me ma non lo sapete, e quindi prima c'è stata una canzone inserita nel nostro repertorio che è Rolling in My Sweet Baby's Arms, che è una canzone scritta da musicisti bluegrass, interpretata da musicisti bluegrass, è un classico della musica bluegrass. Il secondo pezzo del nostro album e che noi la facevamo molto prima di sapere che era un pezzo bluegrass. Però sapevamo che era un pezzo country, fino a là ci c'eravamo. Però piano piano, ricerca su ricerca, noi ci piace fare molte ricerche musicali, ci piace andare a scavare nelle sonorità e nelle radici musicali di questo genere, insomma, abbiamo visto che insomma c'era un mondo che era quello là di inizio Novecento, nel quale sono nate la maggior parte delle canzoni è nato questo stile che poi è quello che è infuso nel nostro modo di suonare, che è la musica bluegrass. Poi noi ce ne siamo innamorati, diciamo che la musica bluegrass è un po' io non conosco il termine italiano, in inglese è addictive, ha l'effetto di una droga, insomma l'ascolti e poi ti prende, è una musica ipnotica, ricorrono gli stessi ritmi, le stesse melodie, è musica popolare, insomma, quindi più o meno gira sempre intorno allo stesso tema, però c'è un qualcosa di, non saprei spiegare, c'è un qualcosa di che a due americanofoli come me e Pierpaolo ha preso immediatamente, e poi anche ai ragazzi che si sono aggiunti a suonare a noi, insomma, gliel'abbiamo proprio instillata, così naturalmente, erano già belli americanofili, loro erano americanofili su generi satelliti, insomma, c'era della stessa, infatti allora davanti a noi, loro due, eccoli qua. Davanti a noi c'è, lo voglio dire a tutti gli ascoltatori, c'è un poster che è un fiume di musica dal 1955 ad oggi. In delle persone che si incontrano, tranne per Paolo e Enrico, senza conoscersi, e avendo appunto facendo parte di tutti questi satelliti della musica americana, il punto d'incontro dal 1955 a oggi è tutto ciò che viene prima del 1955. Sì. Quindi stiamo parlando delle origini proprio, non proprio il blues, perché quello già abbiamo dei predecessori in Italia e a Napoli che l'hanno esplorato, sì, sicuramente. Ma dopo il blues che cosa viene? Fino a questo 1955, che poi verrà
Elvis o il rockabilly. Che cosa viene? Che cosa viene? Questa è stata anche un po' la domanda a cui abbiamo trovato una risposta. E sono i due generi che suoniamo tuttora, che sono il bluegrass da una parte e il Dixieland o early jazz, che si voglia, che poi hanno creato tutto quello che viene dopo, sia per quanto riguarda la tradizione rock, pop, ma anche per quanto riguarda il jazz. Sì. E infatti sono anche altri generi che noi affrontiamo, magari in quantità un po' minore, però insomma con la stessa passione: la musica Dixieland, la musica blues, le sonorità blues, insomma, sono sempre presenti in noi, l'early jazz, la musica folk delle origini, quella portata dai primi migranti europei in America, quella suonata dai primi dai lavoratori afroamericani emancipati, insomma. C'è da dire che effettivamente in questo cartellone che abbiamo di fronte, che Biagio nominava poc'anzi, c'è da dire che noi c'è uno strano fenomeno: più vai indietro nel tempo, più scavi nella tua ricerca musicale, nell'interpretazione della musica passata, più sempre troppo attuale ti sembra la musica, appunto, degli ultimi 50 anni. Per noi adesso, noi interpretavamo anche brani dei Beatles, alcuni brani di Oasis, quindi per dirti, insomma, l'ultimo ventennio. Però adesso abbiamo, insomma, almeno in questa fase abbiamo un po', ci sembra un po' troppo, ci sembra addirittura, ma non vorrei dire una parola troppo spropositata, ma ci sembrerebbe un po' troppo scontato, è un po' banalotto interpretare brani, almeno in questo periodo, che risalgono al 1955 ad oggi. Cioè, se non sono prima del 1955, c'è un qualcosa che non ci rende soddisfatti, non ci dà quella sensazione di star veramente facendo qualcosa che ci... Di nuovo, per assurdo. Di nuovo, è strano, è strano. Veramente, più indietro andiamo. Un lavoro archeologico. Bello questo. Io invece, infatti stavo aspettando, un'altra domanda. Beh, la faccio io, visto che ho fatto almeno una domanda, ne faccio due, una dietro l'altra. Visto che tu hai indicato, adesso io indico Biagio e chiedo a lui il suo, ma anche il vostro rapporto con il pubblico da strada. Yeah, e visto che è la persona giusta. Io, diciamo, mi diverte definirmi il nose man del gruppo, perché il naso è più avanti della fronte, e proprio questo mi mette in contatto con il pubblico. E sono anche un poco tra quelli che fa le sortite più avanzate, diciamo così, tra il pubblico. E proprio per questo non posso dire nient'altro che il rapporto con il pubblico in strada è viscerale. Noi guardiamo quando andiamo, suoniamo per strada, non è una banalità che sto per dire, ma il pubblico noi lo sentiamo veramente molto, ci influenza negli umori da pezzo in pezzo, seguiamo i flussi di persone, di passanti che ci passano davanti, e moduliamo addirittura la nostra scaletta, la nostra esibizione su quella. Abbiamo sia un'interpretazione del nostro repertorio guardando il pubblico, e sia il pubblico, appunto, riesce a vivere un qualcosa di unico, perché è quello lì in quel momento. Poi questa cosa che sto dicendo assume mille sfaccettature, perché il pubblico della strada non è un pubblico che viene in un locale, sceglie di venirti a vedere, di pagare, o perché sta tra la lista dei contatti tuoi, o perché quella dell'etichetta, o quella là dei locali. Non è assolutamente così. Sono persone comunissime che si trovano a passare e vengono colpite dalla musica che tu fai, dalla musica in primo luogo. Poi, se prestano orecchio, anche alla musica che tu fai. E ci può essere di tutto. Ci può essere dalla persona che
è un manager senza volto che non sapremo mai chi è, e si ferma lì, al pazzo o alla pazza di turno che non riesce nemmeno a comunicare in un modo sensato con noi. E proprio per questo vorrei introdurre io ora la nostra, due nostre categorie fondamentali, le spieghiamo qui in radio, perché le spieghiamo qui in radio e nel nostro documentario. Ci sono due categorie, poi vorrei anche l'aiuto dei miei compagni di viaggio su questa qua, su questa cosa. I campioni e gli arcangeli. Io dirò una cosa sui campioni, poi se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, per piacere aiutateci. Uno una sottocategoria dell'altro, in sì, questo senso. Allora, i campioni, i champion. Champion! Yeah! Sono coloro che si contraddistinguono nella folla in qualche modo e non catalizzano l'attenzione su di loro, dando anche molti problemi a noi a suonare, e non fanno nient'altro che rimescolare le carte in tavola. Noi abbiamo detto che noi ci settiamo anche sul pubblico, sì. Cioè, questi ci mandano in back, cioè andiamo completamente in tilt e dobbiamo rimodularci in maniera molto veloce. Qualcuno d'altro ha qualche altra cosa da dire dei campioni? Ma come, se dobbiamo iniziare a parlare dei campioni? Cioè, ci vuole una puntata, allora io mi travesto da Alberto Angela, con tutta la fisionomia, dall'anatomia alla fisiologia, alla genetica, fino ad arrivare all'etologia dei campioni. Posso fare qualunque ritratto, proprio come se fossero le specie animali, posso fare un trattato di zoologia dalla Linneo dei campioni. Sì. Diciamo che non sono per forza dei barboni. Dei barboni non sono per forza malati mente, non sono per forza persone, possono essere persone molto, molto diseducate, possono essere persone egocentriche o un po' troppo... Schizofreniche, un po' un tantino, sì, troppo estroverse, diciamo. È una categoria assai complessa. Poi ci sono gli arcangeli. Gli arcangeli, come noi abbiamo imparato dalle sacre scritture o dal catechismo, sono coloro che portano un messaggio. Il problema degli arcangeli è che provengono sempre dalla dinastia dei campioni, sì. Quindi hanno dal paradiso dei campioni, si distaccano, si mettono le ali e portano il messaggio divino. Il campione che sublima, esatto. E questi arcangeli vorrebbero comunicare con noi. Il problema è che non sempre hanno i mezzi per comunicarli, quindi ci sono tra di noi o tutti quanti insieme chi interpreta l'arcangelo. L'arcangelo viene e ci dice, magari ci vorrebbe dire che quello non è il posto giusto per suonare. Cerca di dircelo, ma non ce lo sa dire. No, però lo fa capire. Però sto mettendo veramente, però infatti sono morto, cioè, perché l'arcangelo è arcangelo? Allora, diciamo, quando la suonata già sta per assumere le sembianze di suonata faticosa, cioè che chissà secondo quale santo, chissà come noi stiamo riuscendo a suonare, magari polizia, sta piovendo, non piove, malumore, arriva la camionetta del gelato con i manifesti del sindaco che deve fare le lezioni, arrivano quelli che fanno break dance con gli skateboard infilati nei cappelli, il sound system, arrivano i mandolinisti napoletani con i Marshall di 60.000 watt, allora vabbè, vai a sognare, poi forse un euro entra in cassa, stanno pensando a fare qualcosa di soldi, all'improvviso si oscura il cielo e arriva l'arcangelo, che proprio in modo come dice il viaggio biblico sancisce la fine della suonata. Cioè tipo che arriva l'arcangelo, è il campione che, presente, in soldoni, l'arcangelo è il campione che non si può sconfiggere. Cioè tu non hai più nessun mezzo, lo puoi provare a cacciare, ma lui prenderà un boccione di vetro e lo spaccherà davanti a tutto il pubblico e fa scappare tutti i bambini. Si denuda, però ci sta anche l'arcangelo positivo. È vero, per Paolo, di pure l'arcangelo là che crea. È molto più raro, però. È raro, però cioè ci sta tanto il messaggio di morte quanto il messaggio di rinascita, capito? È quello che viene,
che viene e sancisce la resurrezione della suonata. Cioè, capì? Un momento di scoramento, tipo come casi, è successo. Casi rari, ma succedono. È il momento in cui sembra che sia, ragazzi, qua non c'è trippa per gare. Arriva l'arcangelo che dice delle cose che non sono comprensibili all'orecchio umano. Solo i cani e noi possiamo gallo, le volte gallo, gallo, i cani e noi in certi giorni nelle, esatto, messaggi misteri, esatto. E poi dice che pure San Francesco lo sapeva fare quando era in vita, però poi da lì non si non ci sono però più fonti certe. Quello che sussurra i campioni, sussurra, e quindi praticamente succede che questo tanto può sancire la fine quanto l'inizio. Tipo arriva un momento, ragazzi, qua ci stanno cacciando tutti, arriva l'arcangelo che magari è lui stesso in prima linea a combattere contro i poliziotti, esatto, non si sa come, denudandosi, dicendo cose, loro devono suonare, tipo in America è successo, e succede che da lì in poi e succede la magia, che tutti quanti poi sì è vero, Lucia sì, diventa un po' la mascotte. E poi da lì spettacolo. Però lui nel frattempo, ovviamente, poi da lì in poi l'arcangelo, cioè, deve essere, capito, deve essere richiamato di nuovo, deve essere tenuto a bada perché perde i suoi poteri e diventa campione, esaurisce la sua funzione, esatto, è una sorta di evoluzione del campione, e poi finisce e ritorna arcangelo e ritorna campione, e poi il campione non ha più quei poteri magici, non è più magico. In linea di massima, dopo che arriva l'arcangelo, è difficile proseguire le proprie funzioni. Di solito è funesto. Però, visto che avete fatto questa divisione, ecco la domanda proprio sta là: la cosa più strana che vi è successa? Valgono anche uno o più episodi. Un gruppo di strada non avevi mai domandato. Io non ricordo. Cioè, ce ne sono talmente tante. Io come vorrei parlare solamente di quel pomeriggio a Filadelfia, per esempio. Vabbè, però durante una suonata è la domanda. Io mi ricordo una, perché me la ricordo a Tolosa, quando siamo andati a suonare in Francia. Quando abbiamo fatto il tour, eravamo proprio questi signori qua, vedi? Più un nostro ex componente, Alfredo Pumilia. Che ciao, Alfredo, ciao. Sappiamo che ci stai ascoltando. Comunque, alla fine, niente, stavamo a Tolosa, stavamo suonando nella piazza centrale, siamo stati, era proprio il giorno che, vabbè, insomma, sì, e vabbè, noi già avevamo fatto un tour tutto il nord della Francia, il Belgio, l'Olanda, tra locali, strada e cose varie, e alla fine a Tolosa suoniamo in strada e arriva uno con un ferro da stiro e delle salsicce appese al collo, che incomincia a passare davanti a noi ridendo mentre noi suoniamo. Io mi ricordo qui, cioè, questo è una delle cose più strane. Posso passare in rassegna io? Per Paolo nomina Toulouse e io voglio continuare proprio con Toulouse. Forse la sera proprio di che dopo che succede questo con le salsicce ammuffite era la sera prima addosso. Esattamente la sera prima c'è the challenge, come si dice, la sfida, the challenge. Yeah. La sfida, pensavamo di aver visto tanto nella nostra vita e invece eravamo sulle rive del fiume che bagna la Garonne che bagna Tolosa. E ci stavamo divertendo insieme a tanta gente che con noi beveva le due casse di birra che avevamo comprato, gigantesche, sì, 30 birre a testa. 30 questa birre è extra musicale, questa cosa. Sì, questa è extra musicale. Ci stavamo sollazzando e lì capiamo che c'è puzza di champion. Perché già si avvicina uno che con una diamonica vuole a tutti i costi essere il protagonista. Un cappello, una diamonica, e cerca di andare sempre fuori tonalità, di coprire sempre tutto, ma non è abbastanza. E arriva un campione con una barba lunga molto magro e un pantaloncino fluorescente e un cappello in testa di paglia, che incomincia a non fare nient'altro che si era incantato il campione e a muoversi tipo robottino. Subito dopo arriva un altro
che di colore, anche lui abbastanza magro e allucinato, che non fa nient'altro che adorare il campione precedente, andandogli vicino e girandogli intorno. Intanto c'era una figura silenziosa nascosta dietro che non avevamo ben ancora notato, ma non identificato, che guardava la scena come un passante interessato, niente di più, niente di meno. Forse notando che era aperta la sfida dei campioni, questo si sente chiamato in causa e incomincia, mentre noi stiamo cantando a squarciagola, stavamo suonando, a fare dei gargarismi in pubblico. È un tacchino, così più o meno. E quindi io mi misi a dirigere l'orchestra naturalmente. Avevamo quasi capito che l'ultimo arrivato era colui che aveva vinto la sfida dei campioni, quando poi si ribalta tutta la situazione, perché il secondo campione, quello di colore, cade a terra rovinosamente, quindi forse ha vinto lui, ma il primo, che poi soprannominiamo medaglia d'oro, cade su quell'altro e si spacca la faccia a terra, i denti a terra, continuando a fare e naturalmente rimase quello che all'inizio era più silenzioso e non avevamo ben capito. Alla fine arriviamo a capire che era medaglia di chiaramente bronzo, che era medaglia di bronzo, che sale sul podio a cantare poi c'è stata una cerimonia di premiazione. Venne Barack Obama, dove praticamente il vincitore era quello che aveva la coppa più grande, unicamente perché era quella che conteneva più sangue perso in una situazione di assoluta tranquillità, senza pericolo, gioviale. E noi siamo stati immersi in quel sangue, mantenuti per il tallone, tipo un eroe mitologico. Achille. Siamo anche noi un po' cambiati. Enrico, una cosa strana che ti è venuta in mente? Vabbè, questa l'abbiamo soprannominata la notte dei campioni, perché però cose strane ce ne succedono spesso. No, posso dire che i campioni li dividiamo oramai, cioè il campione insomma racchiude in sé un po' come un germe, un virus, insomma, è un po' contagioso, quindi noi oramai abbiamo categorie, sottocategorie, subcategorie ulteriori. Ci sta il campione bevitore, il campione autista, il campione chitarrista, il campione mandolinista. Anche i padroni del locale. Se tu adesso fai cadere questa campioni, bottiglia a terra e alzando ti sbatti con la testa sul tavolo, rischi di diventare anche tu la campione radiofonica. Insomma, ci stanno vari campioni. Noi stiamo andando a scuola di campioni, scuola di champion anche noi, e spesso e volentieri ci riusciamo, infondiamo il virus e scoppiamo in però campionate. Tu devi raccontare solo racconta una cosa. Veramente io sono in serissima difficoltà. Troppi. In serissima difficoltà. Non stavo pensando. E che ne abbiamo i campioni migliori, dobbiamo dire la verità, li abbiamo trovati all'estero. All'estero, nelle grandi città. Cioè qua c'è quantità, là c'è proprio qualità. C'è qualità altissima. Ti sorprendono sempre. Ma c'è qualcuno che ti è venuto? Suonami questo. No, quelli sono i campioni. Questi sono i campioni. Chiamiamo i champion come? I champion richiesta? I champion però dipende dal tipo di richiesta. Quindi quelli ce ne stanno. Diciamo che il 99,9% delle richieste non viene accontentato. Perché di solito ci chiedono sempre un qualcosa che c'entra molto poco con quello che suoniamo. Sì, dal 1955 ad oggi. Buona giornata! Ed ecco a voi la terza classe. Passiamo dal repertorio Bluegrass, arrivare a quello di Xyland. Oppure. Ma che sta musica di Gabbo! Oppure. Gabbo! Senti, ma lo conosci quel pezzo I Feel You in My Heart di Lady Gaga? Ma no, si vuoi aiuto, fa le Gabbo! O Far West, la musica e poi praticamente il Far West. Come
dice la parola West è la costa occidentale. Noi facciamo tipica musica da costa orientale, quindi ci sono almeno 10.000 chilometri. Ci stanno i campioni un po' più, quelli che si freggiano di saperne un po' di più e si avvicinano nelle loro richieste. Si avvicinano, ma non vogliono mettere Credence. Credence, e là però là almeno diciamo, vabbè, buon tentativo. Sono critico d'arte. No, io ho lavorato, sì, ho lavorato con Gloriana, che ho fatto Napoli prima e oggi. No, io ho poi lavorato alla Rai. Ma poi intanto tu devi suonare, sta la gente che prende, già si è sparata nel frattempo, non c'è manco un euro. E questo non può essere cacciato. Questo è il campione incacciabile, che secondo lui è una persona distinta. Questo è il campione contatti. Sì, contatti importanti. No, vabbè, comunque diciamo è un po'. No, non si finisce. Cioè, le richieste sono veramente. A parte in America. E qualche fan nostro che ormai diciamo che ce ne stava. Devo dire, sì, soprattutto in Italia ormai è difficile che ma non è in Italia, è proprio troviamo. Che in America sanno quello che noi suoniamo. In America in Francia non lo sanno, quindi dobbiamo quindi suonare. Quindi cercano per simpatia, dicono sì, abbiamo sentito un pezzo degli Eagles o di Bob Dylan, per carità, però noi siamo in rotta, è giusto che è lontano, è abbastanza lontano, però ci acchiappano sempre un momento dopo, a meno che non è qualcuno, le persone che ormai ci conoscono e con grande sorpresa ci richiedono pezzi che suoniamo e ci fa molto piacere che già, cioè, che quello che noi suoniamo è arrivato a persone che prima non lo sapevano, cioè ci fanno delle cioè persone che non sono neanche nostri amici, persone che ci seguono, perché come dire a Napoli ormai ci segue un po' di gente e quindi sanno pure dei pezzi tipo Lonesome Valley, quella lì che abbiamo suonato in America, gente che la canta a memoria quando facciamo i concerti. Infatti insomma, ci vuole un saluto a tutte queste persone che non so ma saranno indaffarati in altre cose, non ci stanno seguendo, se ci stanno seguendo un bacio a tutti voi, un abbraccio dalla terza classe, ciao ciao. Prima di... Infatti no, non ho chiuso la puntata, non vi preoccupate, possiamo continuare. Prima di continuare mandiamo un pezzo. Sì, perché poi dopo li voglio ascoltare live. Voglio prima ricordare che però se qualcuno vuole mandarci un messaggio, li vuole salutare, basta che scrivi sulla pagina di Radio Baiano, ci manda un bel messaggino. Fateci domande. Non solo sulla pagina di Radio Baiano, potete scriverci anche nel nostro messaggio privato sulla pagina della terza classe o su Twitter, sia di Radio Baiano che della terza classe. Tanto Biagio c'è il telefono appresso, quindi lo potete fare. Noi mandiamo allora abbiamo il nostro webmaster che sta adesso nello studio, è Raffo. Sì. Vero, può rispondere immediatamente. Ciao Raffo. Cosa ti ascoltiamo? Mandiamo la traccia numero 2, ce l'annuncia uno di voi. È Rolling. Rolling in my sweet baby's arms. A tra poco. My sweet baby starts.
cause I lay around the shack till the freight trains come back. I'm probing my sweet baby stars. Your parents don't like me. They drove me away from your door. Cause I lay around the shack till the main trains come back. And I'm rolling my sweet baby stars. I'm rolling my sweet baby stars. I'm rolling my sweet baby stars. Cause I lay around the shack till the main trains come back. And I'm rolling my sweet baby stars. Yes, I know how it be, a number. Or when the saints go marching in. Or when the moon, where is the moon? Begins to shine. Begins to shine. Or when the moon begins to shine. Yes, I know how it be, a number. Or when the saints go marching in.
said, darling, you can love too. You can love too when your little heart be true. Oh, darling, you can love too. Running on the new river train. Running on the new river train. The same old train that brought me here is gonna carry. Thank you.
love tree. Darling, you count love tree. You count love tree, and you still be true to me. I say, darling, you count love tree. Right on the new river tree. Right on the new river tree. The same old train that brought me here is gonna carry me away again. Now, darling, you can love for. Oh, darling, you can love for. You can love for and love me anymore. No, oh, darling, you can love for. Right on the near river train. Right on the near river train. The same old train that brought me here's gonna carry me away again. Champions League, Champions League. Mannaggia il. Che non c'è. Ragazzi, io vi lascio. Mi è venuto un piccolo. Stava per cadere. No, ti capiamo. Abbiamo questa Canon 700D. Siamo stati in compagnia tutti i giorni. Ecco, di un video maker un po' maldestro. Ecco, sì. Un po' campione. Alla fine ti è dato un campione. E ci dovrei diventare campione anche io. No, ti servono ancora. Fatto un po' ma. Cosa ci avete suonato? Allora, ti abbiamo suonato un brano appunto della tradizione folk bluegrass americana, si chiama The New River Train, è un brano che essenzialmente l'abbiamo interpretato nell'arrangiamento di due famosi chitarristi americani, Norman Blake e Tony Rice, ai quali ci ispiriamo molto, ed è un brano che parla di un uomo cornuto dalla propria donna che si ostina. Ma non è dedicato a. Si ostina ad andare con più persone. Con più uomini. Successo è questo. Esatto. Non può mai sapere qual è il nome. Oddio. Posso continuare o sì, non lo so? Non parlo piccante. Di un Norman Blake. Sì, sì. Vabbè, no, essenzialmente il testo narra. Cioè. Dice che una donna non può amare uno, due, tre o quattro uomini alla volta perché in ognuna di queste circostanze non dimostrerebbe di essere molto fedele al suo uomo, quindi è meglio che prende il treno e se ne va, ecco. E diciamo, io so che questa canzone, voi avete il raro privilegio, avete in questo momento, avete avuto di aver sentito, diciamo, la versione più verosimile, ecco, quella che si avvicina più alla verità, perché per il pubblico, per il largo pubblico e le masse che ci vengono ad ascoltare, loro godono di un'altra spiegazione, di un'altra introduzione che è data, fornita dal nostro viaggio qua. Che è un po' leggermente diversa. Leggermente. La situazione è un po' partenopea. Un pochino. Ma la vuoi sapere? Ma come dice Enrico, già la conoscono le masse, tra virgolette, non so se si vede
Se forse infatti in questo ambiente mio... intimo di radio magari. Parliamo un po' di questa esperienza in America. Vi siete trovati in America? Parla men. Parla men. Men che era uno che la sognava da sempre. Da sempre. Come ci siamo trovati? Talmente bene che ci torneremo al più presto. Anzi, sì, siamo quasi... molto bello. Stavamo lì prima ancora di... con la mente prima ancora di esserci fisicamente. Beh, l'America da, noi l'abbiamo vissuta innanzitutto come pure la tradizione iconografica dai migranti italiani che proprio volevano andare a seguire il sogno americano. Quindi ognuno di noi con un retaggio magari differente, magari andava a cercare qualcosa appunto di diverso, però alla fine abbiamo trovato un unico punto d'incontro su quello che andavamo a cercare. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un'avventura incredibile, abbiamo trovato Bluegrass, abbiamo trovato la musica che sempre cercavamo, l'abbiamo suonata con la gente che abbiamo sempre cercato. Fine poco, qualche mese prima della partenza su YouTube invece per toccare la carne d'ossa e niente, quindi vabbè, l'America è veramente un film, cioè dai luoghi alle persone sembrava quasi ridicolo, cioè dice non ci posso credere. E poi abbiamo trovato anche un po', sembra proprio la frasuna proprio da battesimo del nipote, abbiamo trovato un po' noi stessi. Ma è inteso come? È inteso proprio, no, però è vero, cioè da dopo l'America anche sia noi come persone, ma ovviamente qua siamo venuti a suonare, quindi nel nostro modo di suonare sono cambiate molte cose dopo l'America, sia in modo da persona singola sia con tutto il gruppo tra di noi, come intenzioni, come empatia pure, è cambiato molto. Infatti, ci siamo molto presi sul serio. Io, no, io ho da aggiungere che c'era, ci trovavamo in una situazione di stallo. Perché tu immagini perché il bluegrass, tu ci hai chiesto e noi ti abbiamo risposto perché il bluegrass. Allora rimaniamo qua a Napoli e oltre a replicare tutto quello che stavamo imparando, era un po' difficile trovare anche un confronto. L'abbiamo trovata appunto con un poco, ma per motivi di lontananza anche con Gordon e Federico Pull, che sono dei nostri amici che ogni tanto ci fanno queste sortite in mezzo alla strada in cui improvvisiamo realmente, e c'è sempre da imparare in queste improvvisate, pezzi, modi proprio di suonare, cioè, ma a parte loro è veramente difficile trovare qualcuno con cui confrontarsi. Specificamente su quello che sono le radici della musica americana, che sia folk, che sia bluegrass, che sia early jazz, Dixieland. E c'era un'unica cosa da fare, se ci credevamo veramente, se volevamo fare gli archeologi come ha detto Pierpaolo. Un archeologo non può solo studiare libri di archeologia, ma deve andare sul posto e scavare, e spennellare. E noi ci siamo riproposti di fare questo. Abbiamo fatto nella maniera più rocambolesca anche possibile, perché ci siamo fatti il culo per un mese e mezzo prima di partire, suonando tantissimo e raccimolando quante più soldi potevamo per realizzare il progetto che avevamo in testa, che è quello che poi abbiamo realizzato di partire da New York City e arrivare in Texas, passando per tutti i luoghi in cui nasce la musica che facciamo. Quindi sicuramente i Monti Appalachi, nei quali ci siamo passati, attraversando gli stati della North Carolina, della Virginia, della South Carolina e del Kentucky, per poi arrivare in Tennessee. E il Tennessee è un po' il crocevia, il crossroads, dove si incontrano il bluegrass da una parte e l'altra direttrice della nostra musica, che è l'early jazz, il Dixieland. E infatti poi abbiamo continuato per la riva destra del Mississippi fino a scendere a New Orleans, e lì abbiamo trovato i primi ordini del jazz, passando prima per quello che è stato il blues. Tutto il questo, delta del Mississippi. Il delta del Mississippi. Tutto questo poi condito, e questo è anche un po' un'anticipazione di quello che vi troverete
nel nostro film documentario, perché in tutta questa pazza avventura abbiamo ben pensato di portarci un tramite, facendo un crowdfunding, appunto, come hai ben detto tu, di portare senza voler screditare il tuo, ovviamente. No, cioè, no vabbè, ma io non fa niente. Comunque noi ci siamo riusciti, quindi se ci siamo riusciti noi, ci puoi riuscire anche tu. La posso fare. Addirittura siamo riusciti a sforare la cifra. Io sto ancora a zero, cioè, ed è un mese. Io ti auguro di sforare a prescindere. Detto ciò, in questo viaggio con Ugo Difensa, il nostro videomaker, che ora è diventato il regista di questo documentario, siamo riusciti, tra un dormire un po' dove capitava, essere ospitati in case fantastiche, avere affetto della gente in un modo assurdo e condizionato, e trovarsi soli a scoprire un mondo nuovo, abbiamo anche incontrato alcuni di quelli che erano i miti, cioè, e ci siamo riusciti anche a suonare insieme, cioè noi siamo riusciti a suonare insieme a quelle persone che noi vedevamo come le massime autorità religiose di quei generi musicali. Le abbiamo trovate lì in carne ed ossa, fino a che addirittura ci hanno chiamato: "Hey, do you wanna meet me?" Yeah. Cioè, yeah. Mentre ci stavamo lavando le scelle, questi ci chiamano: "Ci volevate incontrare? Venite a casa mia, suoniamo insieme, mangiamo insieme." Ciao, Sam. Yeah. Diego Armando Maradona. Sì, questo è il Maradona del bluegrass. Del mandolino. Del mandolino. E me lo sono fatto firmare, tipo la maglietta del Napoli. Vabbè, è stato. E poi domani andiamo a Roma. Domani andiamo a Roma. Dai, andiamo a inseguire il sogno romano. Lancia l'appello. Allora, ragazzi, domani saremo nella capitale. Saremo nel centro d'Italia, dopo che abbiamo suonato al sud, al profondo sud, al profondo ovest, nel profondo nord. Ma proprio a Roma non ci siamo mai stati. Quindi. E poi la cosa bizzarra è che dalle statistiche, perché noi abbiamo il nostro centro di calcolo che finanziamo, abbiamo anche una stazione meteorologica tutta nostra, è vero, che stiamo finanziando, perché noi, avendo il nostro mestiere, essendo fatto in strada, abbiamo bisogno di cose all'avanguardia, perché i meteo che ci sono non ci soddisfano. L'aeronautica militare è una puzza, non è niente in confronto ai nostri mezzi. E in pratica, oltre al nostro tutti champion. E allora niente, no, abbiamo questa statistica bizzarra che dice che la seconda città che ci segue, oltre Napoli, che è la prima, è Roma. Però noi non abbiamo mai suonato a Roma. Quindi allora mo vogliamo proprio vedere sti romani. Se veramente, come dice, se non dicono pregnacci, alla stazione di Termini, se ci aspettano urlanti alla stazione di Termini. Te ne di pronte. A Roma, tenete pronte. Questa è una citazione del nostro amico. Ciao, Erpatata! Gigi Erpatata. Detto questo, domani saremo a Roma. Abbiamo un treno alle 6:20 domani mattina da Napoli. Un Italo, viaggiamo sempre con classe. Finalmente abbiamo visto la capitale di 4 stati differenti. Considerando, vabbè, senza contare i singoli stati degli Stati Uniti, vabbè, di quelli di quali abbiamo visto le adesso andremo nella capitale. La capitale del nostro stato. Quindi domani arriviamo presto. E noi, il nostro appello è quello che chiunque ci voglia accogliere in città, portandoci a mangiare, portandoci a dormire a casa loro, portandoci dalle loro sorelle, loro cugine, amiche. Voglio sentire il motto. Per chi si volesse preoccupare dei mezzi, noi siamo persone alla mano. Meglio un tetto che un letto. Sì. Quindi va bene pure un garage, la cuccia del cane, l'armadio delle scope, dentro la piscina pure se è riempita. Va bene, noi abbiamo tutti i mezzi per dormire sott'acqua. Sì. Noi oltre alla terza classe è anche provvisto un sottomarino, oltre di una nave. Sì. E noi abbiamo tutti i mezzi. Le logistiche della terza classe era in svendita al mercatino. Subito.it. L'abbiamo comprato. C'era sottomarino dei Beatles inutilizzato. C'è Ringo Starr che se lo deve vendere, perché ormai Paul McCartney non è più interessato a fargli festini dentro. Ha detto: allora
lo vendiamo a pochi euro e noi abbiamo detto ce lo compriamo perché a noi ci serve. Tutto questo perché quello non è il vero Paul McCartney, se è fosse vero. Stato il vero. È vero. Ma perché il vero Paul McCartney è l'Allo Gallo. È vero. È morto e si è risorto in L'Allo Gallo. Comunque domani saremo a Roma per questo ponte, queste prefeste pasquali. All'ombra del cupolone. All'ombra del cupolone e ci sta pure il pupone Totti che ci sta aspettando. Non lo so, Papa Francesco veramente a me a pompone. Ci ha salutato. Lui si chiama Pompone, vabbè poi questa è un'altra storia. Ci ha salutato, ed è vero. Ci ha salutato. Ci ha salutato. Noi eravamo a Piazza del Gesù. Eravamo a Piazza del Gesù. Ha fatto così. Ci ha salutato. Ciao papà. E lui ha detto ciao papà, io ho risposto ciao che co, ci veniamo a Roma. Ci veniamo a Roma. E infatti lui ha pure detto ma non è che possiamo dormire. E lui ha detto no, abbiamo installato le docce per i barboni a Piazza San Pietro. Quindi là siamo coperti. Là qualsiasi cosa succede sappiamo che ci possiamo lavare. Quindi detto questo, domani saremo a Roma e pure dopodomani. Poi siete stati pure a Procida, da Chiara, da Marco. Abbiamo fatto il tour di tutte le isole. Tranne Capri. Siamo stati vicini ad andare a Capri. Ma è vero, a me hanno detto che mentre al ritorno tutti quanti hanno preso il traghetto, Biagio è rimasto a piedi. Perché l'ha perso il traghetto. Non lo trovava nelle tasche. Perché aveva trovato una specie rarissima di cozza mediterranea. Sì, ma cozza verde. Biagio si diletta, sì, andare in ricerca e pesca subacquea. A scoprire l'ittio fauna del luogo. È tutto assolutamente vero. È già il custode della terza classe. I luoghi di mare lo perdiamo negli abissi. È tutto verissimo, perché la mattina della partenza, mentre tutti stavano recuperando ore di sonno oppure approntandosi per andare nell'Isola Verde, partendo da Procida, io ho ben pensato di fare una cosa che a nessuno andrebbe mai di fare a luglio, cioè svegliarmi e andare a mare. E me ne sono andato a mare. Chi me ne vuole fare una colpa lo scriva su Twitter, su Facebook, sia sulla pagina degli indifferenti che su quella di Radio Baiano, che su quella di della terza classe, anche su Hi Eric. Guarda, il pericolo, il vero pericolo era che Biagio arrivasse ancora più tardi, perché noi dovevamo andare da Procida, non tornavamo a casa, ma andavamo a un altro concerto a Ischia. Andavamo a un altro concerto a Ischia, facevamo Procida, poi passavamo Ischia, da Isola a Isola, poi Sorrento. E noi pregavamo, una volta che si era capito che Biagio aveva fatto ritardo, noi zoccoli sul molo, noi pregavamo di vederlo in corsa sul molo arrivare. L'abbiamo visto arrivare, non era in corsa perché non è il suo stile. No. Arrivava tutto tranquillo, pronto per farsi un altro bagno, forse. Me lo sono fatto. Ecco appunto. E però insomma ci ha regalato questa bella scena, insomma, di salutarlo dalla nave. No, Chiara testuali parole mi ha detto: ho un ricordo molto seducente di Biagio quella mattina. Seducente? Ecco, sei innamorato. E che cosa è successo? Va bene. Va bene. Allora, manderò le foto alle mie fans sul mio profilo privato, un messaggio privato. Di quelle pose seducenti che diceva Chiara. Ciao Chiara. Pompone.org. Salutiamo Chiara in marzo. Ciao Chiara. Ciao Chiara. E io avrei altre domande della rubrica conservate. Giusto così. Dimmi te. E poi me li facciamo suonare un altro pochino. Ok, allora. Poi dobbiamo fare presto. Cioè, questi ragazzi domani sanno uscire da presto. Infatti è veramente una tragedia. Non andremo proprio a dormire direttamente. Io devo andare a mangiare. Fai con le altre domande. Vado. Ritorniamo nel clima d'ansia. Che è l'ultima, di essere sintetici. Veramente l'ultima domanda. La faccio molto sintetica questa volta. Dove si vede la terza classe col suo progetto fra un annetto? Gallo, e queste erano le domande simpatiche, eh? Questa è bella. È perché non sono stata simpatica, eh? Sì, no, sono stata simpatica, non c'è. Che sincerità. E chi risponde? Aspetta, si sta simpatica. Però netto, è tanto tempo. Yeah. E chi risponde? Vai tu. Io rispondo. Vai. Io tra un anno dove ci vediamo? Secondo me continueremo a suonare sempre in strada, però in America. Ecco qua.
Però in strada, vabbè, ma la strada, come avete capito, dopo tutta questa intervista, prima laureare. Vabbè, lui si laureerà. Anni. No, lei dice l'anno prossimo. Ok. Ma l'anno prossimo è. Io penso che l'anno prossimo. La mistura, mo. Cioè, forse stavi in America adesso. Per le vacanze di Pasqua. Esatto. Sì, in America. In America. Però poi torniamo, mi lauro e poi torniamo e a vivere. È logico. E questo è. Eh sì, saremo lì forse. Saremo là, Enrico, tu che dici? Sì, io dico che, se, me lo auguro. Che ecco che me lo auguro anche io. La verità, la verità più pura è che non riusciamo realisticamente a vederci tra un periodo così lungo. È molto difficile. La terza classe, sì, è un progetto. L'unica costante è il fatto che rimaniamo insieme a suonare per strada. Poi per il resto nasce veramente. Siamo uno dei pochi gruppi in cui facciamo meno progetti e più cose. Infatti è vero. I nostri progetti cadono sempre a breve termine e li portiamo. Infatti e noi portiamo quello che diciamo, quello facciamo. Sì. Quindi infatti però, io proprio su questa scia, che quello che diciamo, quello che facciamo, ti annuncio che di questo periodo, l'anno prossimo, se è bel tempo, sto a mare. Lo dico e lo faccio, senza nessun problema. Le grandi laghi. Posso anche so con le pacche nell'acqua. Sperando di non essere anche metaforicamente con le pacche nell'acqua. Credo di no, Pompone. Ti vogliamo parlare di questo disco? Non c'è molto da dire. Ma ti parliamo del documentario. Del documentario. Allora, parlando del disco. Il disco, compratelo. Il disco, allora, no, io ti faccio un grande numero proprio da oratore, qualificato sono. Chi era mi ha raccontato questa catena di montaggio? Ma ti spiego. Praticamente il disco materiale. Allora, il disco è stato. Il disco era un'esigenza chiara. Perché, come dice Chiara, era un'esigenza chiara. Quindi in pratica dovevamo vendere il disco per strada, perché tutti quanti hanno incominciato a chiedere il disco. Poi ovviamente, come stavo già dicendo prima, suonare per strada è quello che poi ci permette di fare le cose incredibili che abbiamo fatto, cioè andare in televisione, fare documentari, viaggiare. Quindi insomma, da lì poi, infatti, il nostro disco, parlando proprio del disco, io credo che abbia venduto più di alcuni dischi prodotti da case discografiche. Perché semplicemente noi l'abbiamo portato proprio in giro per il mondo. Quindi è vero che Edoardo Bennato ci ha copiato il titolo. Edoardo Bennato ha anche acquistato il nostro disco. Spezzotto! Quindi verbatim 2 euro. Quando avevamo finito la stampa dei CD, e quindi lui se lo compra pure. Quindi salutiamo Bennato, che ci sta sicuramente ascoltando. Ciao Edoardo! Ma anche Eugenio, ciao! Eugenio Bennato pure abbiamo suonato con la Bennato. Insomma, la fine a Bennato la conosce. La sera noi suonavamo in una rassegna insieme a Eugenio Bennato, fu molto divertente. Detto questo, il disco è servito ad avere un qualcosa di bello, insomma, da poter far ascoltare alle persone, ce lo chiedere insistentemente. E poi perché tramite il disco abbiamo potuto finanziarci proprio tutta l'impresa americana logistica, cioè biglietti, alloggi, comprare la macchina lì in America, sì. Insomma, però è tutto quanto. L'aneddoto carino che tu avevi anticipato è che facciamo tutto noi, il disco, come ogni lo stampano delle stamperie e quant'altro, però noi lo assembliamo. Sì, abbiamo disegnato il progetto, ritagliamo il progetto stampato, il disegno l'ha fatto la mia ragazza, ci tengo. Maelis. Ciao Maelis! La nostra illustratrice dei dischi, nonché collega, ha ideato il logo, il nostro loghino della barca. E poi, questo oltre ad abbattere i costi, però almeno presenta un prodotto sinceramente homemade, fatto in casa. Che ha venduto, penso, quasi 3.000 copie. Possiamo dirlo, siamo quasi a 3.000 copie. Tutto al nero. A Gino Paoli! Perché a Gino Paoli? Ma chi se ne frega della SIAE? È già qua a parte con Romanesco, ma che ci frega? Ospitateci. Prima di farli alla suonare un altro po', una piccola curiosità: perché la terza classe? Yeah! Questa è una puntata,
domanda, ma la dovevo fare. Vai, perché la terza classe? Sì. Sì. Mi trovo stranamente a sempre rispondere a questa domanda. Vabbè, un po' perché. Mi piace, no, è bello. Saranno quelle cose che io spero che un giorno le voglio coniare come queste cose. Fammi rispondere a me questa volta. Ah, ok. Va bene, vai. Inventiamo il mito. Che cos'è la terza classe? Di una nave, di un treno o di qualsiasi mezzo di trasporto, non è nient'altro che il posto degli ultimi, io il posto degli umili, ma anche delle persone di buon cuore e di tasca un po' vacante. In terza classe si ritrovano tutti, senza distinzione di colore, senza distinzione di nazionalità. No border in terza classe, non ci sono confini né da dove si parte e né dove si arriva. La terza classe è anche la metafora di un viaggio, è la metafora di un melting pot, è la metafora di un calderone da cui può uscire una pozione magica che dona allegria, felicità e soprattutto tanta musica ed emozione. Diciamo che una simpatica voce amica un giorno, uno dei primi concerti, sai, ma sapete, pariti che la terza classe lo Titanic. E diciamo, bello, ci piace, lo buttiamo in mezzo, ci piace. Salutiamo Robertino. Ciao, Robertino. Che ci sta sicuramente ascoltando. Dove sta? Robertino in questo momento si trova in Nuova Zelanda. Ah. Ciao Robby, buon viaggio. Prima di chiudere con un'altra canzone, ma io perché vi vorrei far rimanere qua tutta la sera. Ti piace a me, Franci, se arriva un piatto di pasta amatriciana possiamo anche rimanere. E se Italo passa per Baiano possiamo rimanere. Ah, un altro difetto di ghiaccio è che soffre troppo l'ipoglicemia. Appena ghiacciamo l'ipoglicemia è finita. Sì, io ho i biscotti in borsa. Il carico l'altra volta è a Stipatil, la ragazza della mansarda. No, lui aveva la pastiera. Non le ho offerto perché dovevo stare da Veneti fino a venire a Napoli. Ma vieni un po', che era ragione, c'ho fra pastiera, noi ci vuole per forza un biscotto, ma me ne Bluegrass. Suonare sì. Poi ok, allora vado via. C'è più sprombato. Sway down. Sapevo. Vai, stai bene. Yeah. Siamo in diretta? Sì, ma io lui non lo prendo laggiù. Ah, scusa, era giustissimo. Bene, fa una cosa. No, mo ci sto, no, perché stavo a casa. Capito? Ok, allora se ci stai, se ci stai, bene. Alright. Pronti? Yes. Ok. Way down to the Blue Ridge Mountains. Way down where the tall pines grow. She's my sweetheart of the mountains. She's my little Georgia Rose. Thank you.
little Georgia roll. Infatti devo dire una cosa, che dice, un plauso va soprattutto per Paolo Enrico, che non so dove prendono l'aria per cacciarla e cantare di nuovo, perché qui dentro non c'è più, ragazzi, non c'è più. Ragazzi, non vi preoccupate, perché siamo giunti con vostro sommo piacere alla conclusione. Ma no, dai, ci stiamo divertendo. Ci siamo divertiti, però. Sì, ci siamo divertiti. Non mentire. No, è verissimo. Oh. Mi sa sempre un po' sta faccia. La faccia un po' di... Lui è il buio. Il buio. L'hai imparato su. Ormai è ufficiale. È ufficiale. Sono io buio. Voglio ricordare che la replica di questa puntata sarà messa domani mattina su YouTube. No, allora ce la sentiamo su in treno, su Italo. Mo dopo torno a casa, la carico e domani mattina sta su YouTube. E di video, perché li mette Nino. Entro quanto? Nino, ma magari entro domani pure. Vai Nino, vai! Nino, dai Nino! Dai Nino! Yeah. Stasera vado andata a casa con calma, accendo il computer. Benissimo, e poi... Dove possono seguirvi, radioascoltatori? Prossime date? Allora, è molto, molto, molto semplice. Vai, Roma domani. È da domani. Allora, da domani ci trovate a Roma. Ospitali. Molto probabilmente fino al sabato prima di Pasqua. Poi vediamo un po', pure secondo la vostra ospitalità. Poi ci trovate sicuramente su Facebook. La pagina ha il nostro nome, La Terza Classe. Su Twitter è la stessa identica cosa. Se volete La Terza Classe. Invece se volete postare, taggarci in una fotografia di alta qualità, anche un po' ritoccata come piace a voi, ci trovate su Instagram come La Terza Classe. Su YouTube, per ascoltare le nostre canzoni quando non comprate il CD, e quando volete vederci nelle nostre peripezie d'oltreoceano piuttosto che d'oltralpe, ci trovate come La Terza Classe, anche su YouTube. È facile. Mentre i prossimi appuntamenti sono veramente troppi, non li voglio ricordare, è inutile che ci facciamo troppa pubblicità. Ma se vanno sulla pagina li trovo. Se vanno sulla... Non è nemmeno tanto detto. Non è nemmeno tanto detto. Allora... dobbiamo premettere una cosa: ci fa molto piacere invitarvi a tutti quando ci sono dei luoghi in cui suoniamo che sono belli, grandi, in cui ci possiamo divertire tutti, c'è una bella acustica, eccetera. Quando dobbiamo suonare nelle micro caverne belle, comunque bellissime, bellissime dei locali napoletani, preferiamo che voi che frequentate quella zona vi trovate a passare, venite rapiti e venite, esatto, a sentirci. Assolutamente. E venite a logistiche, eppure perché noi usiamo la pagina solo per i sermoni del buon Eric. È per, sì, è per quei concerti, però è per il documentario. Claro. Stay tuned. Dove? Stay tuned. E quando uscirà? Lo sapevo che non ce lo dicevo. No, lo saprete. Lo saprete veramente presto. Devo ammettere, sono incuriosito. Allora, questo documentario verrà bombardato. Nino, cioè Biagio, e Francesca, e tutti gli indifferenti, compreso tutta Radio Baiano, sarete invitati alla prima del documentario,
quando ci sarà la prima. Va bene. Non prima. Non prima. Basta che non veniamo invitati dopo. No, è impossibile. E poi, giusto per ricordare una cosa, Francesca, ma tu cosa stai cercando di chiedere allora dall'inizio della puntata? Cosa ci dovranno dire quando noi inviteremo qualcuno qui in radio? No, tanto non me lo dicono, ci ho provato per tutta la puntata, non me l'hanno voluto dire. Abbiamo detto già troppo su questo argomento. Ma se diciamo che in realtà non esiste. Non ti credo. In realtà è una critica che se non diciamo esiste. Che non esiste, non ti ce credo. La siamo dati da solo per automotivarci a credere che c'è qualcuno che ci vuole male, ma in realtà sappiamo che non è così. A noi piace inventare tante storie per far ridere, per staccare un po' dalle nostre facce seriose tra un pezzo e un altro, ma non è vero niente. Siamo molto più monotoni. Questa è stata una storia inventata. Sì, tutto inventato. Alle volte siamo un po' champion bugie. Viaggio sta crescendo il naso più del dovuto. Oltre a bucare lo schermo, riesco a bucare anche il vetro. Ah, meno male. Mamma mia. Che sta succedendo qua? No, ha detto meno male. Quando a viaggio gli fai le cose. Cose fisiche. Non punzecchiate il buon viaggio. No, è un bene quando cresce il naso. È un bene. Ah, mamma mia. Scusa, ma quello ti fa una battuta sulla passione su biscotto. Ma cosa ti aspetta? Io nominare cose oblunghe. Lo posso fare fino a fine puntata così. No, basta. Raga, io purtroppo. Nomen omen. Lo dicevano gli antichi. Dai. Purtroppo io devo lasciarli andare. Ragazzi, allora domani a Roma, le prossime tre settimane a Napoli. Roma ci vedrete tutti quanti. Vi dico solo qualche posticino, ci sarà qualche libreria o qualche cosa che sia a Napoli dove ci potrete ascoltare. Sì. E poi va bene così. E poi ci vediamo presto. Poi pure dove se ritornate, a noi fa piacere. No, va bene. Va benissimo. Ma Baiano come la situazione mi sapi? A suonare. Man, io lo so che dobbiamo fare. Ci siamo accattato una panda 4x4. Subito. Nella logistica. Forse quello andare sulle montagne direttamente. Se lo sapevo, me la vendevo io. Ce l'avevi? Ce l'avevo. Andiamo sulle montagne. Affari che si perdono così. Mamma mia. Subito punto di tragato, avete visto il sottomarino dei Beatles? Potevamo prendere pure una panda 4x4. Sì, vediamo se la troviamo. Magari quella dei Beatles. Costano troppo in confronto al sottomarino dei Beatles. Sì. Era scontatissimo. Che serve di più una panda 4x4 che il sottomarino dei Beatles. Quindi la cosa cioè, più bella. Però appena so un'offerta di una panda 4x4, yeah. Scrivici. Oppure se siamo in America, noi ce la veniamo a prendere e la portiamo in America. Va bene, se non la prendo io ve la custodisco e voi la venite a prendere. No, non la vogliamo là per salire il Blue Ridge Mountain. Allora vi avviso. Per le Blue Ridge Mountain. Promesso, ho fatto la promessa. Che ci spedisce una panda 4x4 sulle Blue Ridge Mountains. Va bene. Ok, promesso. Vai, a posto. Ti credi a questa mia promessa? Sì. Bene. Noi dobbiamo chiudere, Nino. Noi chiudiamo anche il mese di marzo, sì. Chiudiamo il mese di marzo. Marzo pazzo! Marzo pazzo. Le idi di marzo. So passare da morto. Allora come facciamo? Un saluto ufficiale, buonanotte. Saluti ragazzi, musica. Ciao. Ricordiamo che però giovedì non andiamo in onda, la puntata no, giovedì... purtroppo... Resto a casa, preparo il mio compleanno. E ci vediamo martedì con i The Fabrica 2.0, ah, no, se visto, non erro. Io faccio l'invito, visto che sto solo questo con il mio compleanno, se vogliono venire a casa... Ma stanno a Roma, non no, possono venire. No, quando aspetto compleanno? Sabato sera. Sabato sera, allora dopo un certo orario... con 300 euro della casa. Io vi do a mangiare... Ma lui c'ha le vene varicose. Vi do posto letto, cuccio del cane, vi do a mangiare. Quello. Vabbè, quello è 300 euro. Quello con 300 euro ci sta. Non so quanto vale la cuccia del cane, o io ho lo stesso cane. Insomma, quello non la diventa la cuccia il cane di mio. È un cane senza casa. Però lui è se lo compra lui, è veterinario. Cioè, io non lo so. Ne vediamo in molto. Meglio un tetto che un letto. Ok. Io l'offerta l'ho fatta io. Mi danno un happy birthday. Che festività è appena passata. La domenica scorsa era la domenica delle pael. E poi viene Pasqua. E poi viene Pasqua. Dopo la domenica delle pael.
Okay. Ebbene sì. Bene. Quindi salutiamo. Buonanotte. Ringraziamo la terza classe per essere stati con noi. Grazie. Seguiteli perché sono bravi. Meno male. Se andate a Napoli. Andate però a... non inseguiteci. Seguiteci, ha detto. Sì. Anche perché qua fuori c'era pieno di ragazze che li stavano aspettando e noi non sapevamo come gestire. Però stavano tutte in una Panda 4x4. Infatti si è intasato tutto il traffico. Sì. Sì. Bug. Ci siamo anche lavati. Pensa un po'. Infatti, sì. Bene. Ok. Noi facciamo scegliere il pezzo da mandare a loro. Mandiamo un ultimo pezzo del nostro disco. Certo. Ah, lo sceglie Pompone. Ah, lo sceglie Pompone. Va bene. Un pezzo. Un pezzo. Naturalmente sarà quello. Un pezzo che penso che questo non sarà riproposto nei prossimi dischi. Quindi è Lay the Pistol Down, che è la traccia numero? È la numero 7. Yeah! Vado? 7. No, Lay the Pistol Down, che possa arrivare. E noi salutiamo, ciao! Ciao a tutti! Ragazzi. She hit me over the head. She kissed and cried. She said I lied and wished that I was there. Lay the pistol down, babe. Lay the pistol down. Pistol back in mama. Lay the pistol down. Lay the pistol down, babe. Lay the pistol down. Pistol back in mama. Lay the pistol down. Lay the pistol down, babe. Lay the pistol down. Pistol back in mama. Lay the pistol down, babe. Lay the pistol down. The pistol back in mama. Lay the pistol down. E signorine, capo di china, fanno amore che marruchine. Marruchine, siamo tre nanzi. Signorine, che panza nanzi. Ah,